stavo pensando prima di fare l'editoriale che a questa strana cosa vi faccio ragionare un attimo. Della Valle che si compra le pagine dei giornali per l'antipolitica, per parlare contro la casta e dire ma fate veramente schifo, non se ne può più. Pensate che strano, no? I corsi di 20 anni fa fu proprio Berlusconi che cominciò con questo discorso. Venne su, nacque e prosperò proprio facendo l'anticasta. Pensate che strane cose. Adesso è lui che si prende la tramvata in faccia dopo aver promesso a questo paese 20 anni fa che sarebbe stato lui a spazzare via ciò che restava del periodo Mani Pulite. Vedete l'importante è stare vivi in Italia, ragazzi, perché prima o poi le cose vengono al pettine, i nodi. Se uno ha il coraggio di resistere, prima o poi vede le cose come vanno, si toglie qualche soddisfazione. E io, per togliermi qualche soddisfazione, vado a leggervi questo mio piccolo madrigale. Dopo ve la faccio anticolo armonico. Peccato che non credo adesso in do, non credo. No. Perché sarebbe stato troppo bello fare un controfischio, sarebbe stato. Accontentiamoci di questo là. Beh, insomma, mentre in Grecia 30.000 statali tremavano. È dura, ragazzi, è durissimo, veramente. Non vorrei stare in Grecia in questo momento. 30.000 in un colpo solo. Mentre in America gli indignados cominciano a marciare peggio che ai tempi di Berkeley e del Vietnam, e Obama stesso, che non sta tanto messo bene, non sapeva più che inventarsi, tanto che aveva mandato la povera Michelle a fare la fila al discount. Ma si può, ma Michelle, su, non fare come in Italia, non fare la Berlusconia, fate i seri, siete due persone serie, ti fai l'orto in giardino, non puoi andare al discount a far vedere che fai la spesa per dare una. Cioè, se cominciamo a fare teatro anche in America, non, fate i seri, dite le cose come stanno, cioè. Mentre Nicky e Tonino rimproveravano Pigi, sapete chi è Pigi? Pierluigi. Di non aver smacchiato giaguari abbastanza, non aver avuto il loro stesso coraggio sul Porcellum. È vero però, perché Pierluigi, detto Pigi, no Pigi questo dire, Pigi, tu ci devi andare a Piazza Nuova. Certo, Piazza Nuova non è Piazza del Popolo e non è neanche San Giovanni, però se siete insieme ormai più o meno ulivisti, poi dopo Nicky e Tonino si incazzano e ti dicono perché tu non ci stai, forse perché non sei stato il primo a partire e ci hai seguiti. Ma io vorrei un po' più di coraggio, insomma, da Pierluigi, che è bravo e ha smacchiato un sacco di giaguari, smacchia anche gli ultimi. Oh, mentre le firme avevano superato il milione, insomma, 1.250.000, incredibile, si pensava che ci fosse pericolo di non arrivare a 500.000. pensate che mentre Napos gridava alla Lega, Calderoli gli rispondeva a muso duro, ma Bobo Maroni arrivava invece molto più furbetto a pensare al voto, e tra Padani e Padani cominciava a mulinare una fratricida durlindana. Oh, avete visto Bobo che ha fatto? Ha cominciato a fiutare l'aria. Quello non è come Calderoli, mica è fesso. Dice, oh, ma 1.200.000 sono tante, ma andiamo al voto. Io non aspetto di essere spazzato via. Mi metto lì e vediamo un po' che si può fare. Mentre Silvio, utilizzatore finale di Ruby, andava al suo 26esimo processo insieme a Emilio Fido e Lele Mora, procacciatore di gnocca, mentre l'indignato scarparo Diego Della Toz si comprava i giornali per cantarle alla casta e la Bindi gli replicava incazzosetta d'essere un po' generico e fare gnomi e cognomi degli ignavi colpevoli dello sfascio. Diego, è bello dire peste e corna di tutti, però insomma, bisogna essere un pochino più precisi, perché non è che siamo tutti allo stesso livello, eh. Mentre Roma, Lazio e Napoli e Udinese vincevano e la Juve di Bax e di Cristiano metteva addirittura il turbo per fare un bel volpino al povero diavolo di Silvio e all'attonito Galliani, che stava in tribuna con una faccia che era da fotografare,
Mentre Ignazio scatarrava, Rotondi pareva Ridolini, Alfano proteggeva il capo e pareva Franco Franchi, Brunetta stava pensando alla sua prossima figuraccia, la Gelmini, che si era definitivamente persa nel tunnel fra Teramo e Ginevra, alla caccia di fotoni e neutrini, gridava forte «Aiuto! Aiuto!» e dalla valle, come una grande eco, risuonava in tutto il paese il tradizionale canto dei pastori abruzzesi. E lo sputtanamento, olè, e lo sputtanamento, che cos'è? E così è un bel momento, olè, c'è lo sputtanamento, olè, e così è un bel momento, olè, c'è lo sputtanamento, olè. C'è Milena Marinoni che scrive: Bax, anch'io da piccola suonavo l'armonica, suonavo benissimo Rififì. Beh, bestiale. Una donna che suona l'armonica mi fa impazzire, Milena. Rififì faceva ta da 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 da. Rififì. Oh, volevo dirvi una cosa, tra l'altro, se per caso non aveste ancora visto Terraferma di Crialese, io sono andato con un po' di ritardo a vederlo ieri sera, anche perché la sinistra tradizionale non l'aveva accolto così bene questo film. Andateci tranquillamente, amici, fratelli e compagni, perché è un film che vi prenderà alla gola, è splendido, davvero splendido. Magari c'ha dei momenti così, la sceneggiatura non regge sempre, ma dal punto di vista formale, filmico, insomma, è un film da vedere dal primo minuto all'ultimo. C'è una fotografia, ci sono delle musiche e delle emozioni bellissime proprio. Correte a vederlo se non l'avete ancora visto, perché io ieri sera ho capito che dopo 20-30 anni di attori mancati e di registi mancati, siamo veramente entrati con i Crialese e gli altri, e con le Finocchiaro e Cuticchio. Ecco, c'è un attore che fa il pescatore, un ragazzetto che parla sempre solo in siciliano, si chiama Cuticchio, credo, che è veramente, mi ha stupito da morire, diventerà un divo. È lunedì, quindi non si può fare a meno di parlare anche di calcio, per cui per una volta, invece di parlare di gomme trafugate e di monnezza sepolta, e io d'altronde solo quello ciò che al telefono che mi risponde, per cui mi collego direttamente con Terzigno e col compagno Ciro. 3-0. Lo so. No, 3-0, basta, ho detto tu 3-0. Lo so, avete fatto un partitone, avete sepolto l'Inter sotto una valanga di gol. Che vi devo dire? Qualcuno malignate che è stato con l'aiutino. Come aiutina? Rocchi... Vabbè, ogni tanto aiutano pure a noi, bastignanti, hanno aiutato sempre. Mamma mia, Rocchi agli altri, al nord. Ma Rocchi andrebbe veramente, cioè, se l'Inter lo ripeglia, qualcuno dell'Inter lo ribecca, sai che fa Rocchi? Dai, no, Bastignani, non lo dite, che quello lo fanno veramente. Altri che orologio d'oro, Bastignani. Povero Rocchi, porca miseria. C'è avuto un bel coraggio a trattare così la squadra di casa, Ciro. Bastigna, ma che mi fa? Ogni tanto capite pure che ci aiutano a noi. Che dobbiamo fare? Dove l'avete vista voi la partita? Io la partita stadio? L'ho vista a casa dei miei fratelli. A proposito, Bastigna, visto che voi andate adottando, mi adottate pure a me tutti i fratelli, si motto, Bastigna. Tutto del signore. Oh, ma io ho adottato un bambino e un'altra bambina a distanza, non è perché sono ricco, Lo sapete com'è andata, no? Mi è andata... No, perché siete, come si dice, licantropo. Filantropo. Ah, filantropo, bravo. Licantropo, Oh, io sono uno che lei lo sa, Ciro, no? Insomma, sì, no, lo so che voi. La Rai mi ha cacciato, la pensione è poca perché stavo in Rai cioè fisso, stavo dal 96, quindi sono pochissime pensioni. Sono pochi anni. In contribu- più sapete che mi hanno anche ciulato i soldi. Lo sappiamo, l'abbiamo letto sopra il giornale, abbiamo sentito le notizie. Mamma mia, ma pure a Napoli. Ma come è andata a finire, Bastignani? Ma come è andata? Che ci ho messo due avvocati in Italia e due avvocati in Francia, la mia unica speranza è di recuperare qualche denaro fra qualche anno, così per rimpolpare la pensione. Perché... Bastignani, se volete possiamo organizzare. Se volete possiamo organizzare una colletta, perché io vedo che Bastigna sempre gusta polo rosso addosso, ma è come in costume di no, scena. No, non è la stessa, l'ho cambiata. Ah, è un'altra? È un'altra.
Sentite, comunque, Massimiliano, posso sentite, dire una cosa? Ma anche a Terzigno ci sono delle persone come questo Lande, come Castellacci, che fanno le sole? Sì, la sola l'abbiamo inventata noi. Un pacco con un mattone a Inda l'abbiamo inventata noi. Ma il pacco con un mattone a Inda è una cosa, ma questa qui della finanza, degli investimenti fasulli, e invece anche lì no. E lui si mi chiude terra a terra, no, Bassignano, noi ci limitiamo al pacco col mattone lo so, ma io mi ricordo sull'autostrada Roma-Reggio Calabria c'erano dei punti dove c'era questa gente proprio ai caselli, no? L'ha visti mai? Sì, cadevano nei cappotti, il giaccone. Ma poi mi ricordo cos'è che vendevano delle cose che tu prendevi il pacco e credevi aver preso il pacco vero, invece sì, era un altro alla fine. Allora gira, un po' come le tre carte, era un altro pacco. No, ma quello lo fanno ancora. Se voi andate alla Tuchisca a Napoli, spesso lo fanno proprio un pacco. Qui va accattato un stereo, tornate a casa, rapito un pacco e trovate un mattone a Inde. Un mattone. Comunque, Bassignano, vogliamo dire una cosa a proposito di che Napoli ha espugnato Milano, no? Sì. Che qui sta a nord fanno la secessione, non secessione. Ma voi lo sapete come si chiama veramente la Lega Nord? Quello che voi chiamate Lega Nord? Il vero nome, lo sapete qual è? No. Si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania, proprio scritto in coppa. No, vero. Vogliamo parlare del loro simbolo, quel famosissimo fiore verde, va ricordate, no? Con sì. Dentro un cerchio verde, quello che è stato che hanno dovuto anche ritirare dalla scuola. Bravo, il comune di Adro. Bravo, sì. Comune di Adro, salutiamolo il sindaco di Adro, va, che ci sta salutiamo guardando. Il sindaco di Adro, buongiorno sindaco. Il fiore, buongiorno, il fiore sindaco, posso dirci una cosa, sindaco? Sì. Ma il sole delle Alpi, mo Bassignà, quando uno pensa alle Alpi, qual è la prima cosa che tu ti immagini? Mica la neve dell'Alpino, Stambeck, cosa si... No, il sole, Bassignano, ma quando mai si è visto il sole delle Alpi? È come quando uno pensa all'isola di Capri, la prima cosa che viene a mente sono i caneter, le uspec. Ma che stanno scherzando, Bassignano, che si stanno a fuori? È vero. È vero o no? È vero. Altro che voi poi dite cose, pigi, che deve smacchiare i giaguari, che stanno proprio a pettinare i calvi, Bassignano. Non è possibile. Non si scagli così forte contro la Lega. Che no, sono... mi devo scaricare, Bassignano, perché è ora di finirlo con questa cosa. Ma lei com'è che è uno dei pochi del sud che non è emigrato? Ha già capito che perché lei è uno dei pochi del sud, leader, che non è andato verso il nord a cercare? Che ci fa verso il nord? Bassignano, io sto tanto bello qua. Perché uso un mare, la pizza, un mandolino, che mi manca? Anche perché lei di notte lavora alle gomme. Io di notte lavoro nel campo delle gomme, Bassignano. Qualche volta pure i fanalini. dipende dalle richieste. Ciro, la saluto. Vabbè, statevi bene, Bassignano. Non rubate però, No, quando mai? Chi ha rubato? Nessuno ha rubato. Bassignano, però state su, Sì. State su, arrivederci.